C'è un mondo nel quale entrare, un mondo nascosto, non è facile. Noi ci siamo entrati, Luca Borromeo, che è un escort, quindi vende le sue attività fisiche, eccetera, ci ha portato nel suo, chiamiamolo, mondo di lavoro, e lì ci racconta, racconta Rebecca Pecori, come le donne, gli uomini che lo vanno a trovare vogliono divertirsi e amano trovare piacere. Questo è il tuo loft? Sì, questo qui è l'appartamento in cui ricevo, poi ne ho un altro in cui abito che è più grande, ma questo qui, che io chiamo il mio studio, è l'appartamento che adopero esclusivamente per ricevere tutte quelle persone che chiaramente vogliono incontrarmi ma non hanno un posto loro, allora io li ospito qui. E questo lettino qua che serve? Ci sono molte persone che magari vogliono avere un incontro con me anche di natura intima, però si sentono un po' imbarazzati, non sanno da che parte iniziare, allora mi dicono vabbè, magari possiamo iniziare con un massaggio, così mi sciolgo. Vengono delle coppie in cui magari a lui piace vedere che io la massaggio, ecco. Ho ricevuto un sacco di messaggi, addirittura questa persona qua mi scrive dal Canada che verrà a Milano ai primi di dicembre, mi ha già confermato un appuntamento in un noto hotel di lusso qui a Milano. Quando l'intimità raggiunge il suo acme, allora una luce soffusa, abbassiamo, facciamo il buio totale e abbasso il letto, e apro il letto, così. Rosso. Sì, perché rosso è il colore della passione, tra l'altro è anche il mio colore preferito. Questo si apre, è un letto vero e proprio. Con le doghe, sì. Preciso. Sì, sì, il letto con le doghe, comodissimo e collaudatissimo soprattutto. Sicuro. Sì. Questi sono, per così dire, i miei tools, cioè i miei ferri del mestiere. Ci sono dei sex toys che sono molto richiesti, tra l'altro vanno anche di moda. Ho delle palline. C'è anche il frustino, le corde. Sì, il frustino. Magari mi viene chiesto il cosiddetto spanking, la sculacciata. Ah, okay. E allora, giusto per magari non farmi, come dire, per non farmi bruciare troppo le mani, magari in alternativa alla sculacciata, magari propongo la frustata. Poi ci sono dei cock ring. Questo qui ad esempio si mette alla base del pene e può servire, questo si usa molto magari in ambiente gay, è un espediente che molti utilizzano per mantenere l'erezione, perché questo qui blocca la circolazione. Questo più un articolo da signora, perché questo qui ovviamente è un anello vibrante con una forma molto stilizzata, si attiva e durante la penetrazione stimola il clitoride. Queste palette qua, che cosa sono? Queste qui vengono infilate, si infilano nel sedere e quindi ovviamente e poi... Tutta la fila? Dipende, io ho avuto dei clienti che sono riusciti a prenderle tutte le palle all'interno, e poi il gusto consiste nel fatto che quando le sfili c'è questo piacere qua, appunto, della stimolazione anche dello sfintere. E tu quando vai con gli uomini sei sia attivo che passivo? Sì. Questa qui è un dildo per fare la doppia penetrazione. Cosa vuol dire? Che io questo lo infilo tra il mio pene e il testicolo. E in questo caso è come se avessi due peni, per cui io posso penetrare una donna contestualmente nella vagina e nell'ano. Se poi magari mi metto anche un cock ring diventa veramente una macchina da guerra.